Buongiorno, siamo con il professor Dal Paus, così vorremmo fare qualche semplice domanda in riferimento a questo nostro 2021 che sta terminando. Vogliamo chiederle, ma queste lezioni che ci arrivano dalla natura, pensiamo alla tempesta Vaia 3 anni fa, ma 2010 con la grande alluvione che ha colpito il Veneto con 32 rotture arginali, 550 milioni di danni. E più in là pensiamo al 1966 e al 1963 con Vajont, quello che è successo nel Vajont. Queste lezioni, professor Dal Paus, ci sono servite o punto di domanda? Io credo che questo sia un punto difficile da capire. Sul momento queste lezioni sembrano muovere gli animi e la mente verso atteggiamenti più consoni, ma poi rapidamente si dimenticano questi fatti e si ritorna di fatto comportarsi come prima, se non peggio di prima. Io credo che sia emblematico il fatto che dei grandi interventi previsti dalla Commissione De Marchi dopo l'alluvione del 66, in un'indagine molto approfondita che credo sia anche difficilmente ripetibile per l'impegno che quei professori hanno messo nelle loro valutazioni, ebbene, quanto previsto dalla Commissione De Marchi è di fatto rimasto lettera morta. Sui grandi fiumi si è fatto ben poco, per non dire niente. Anche nel Veneto non ci si è comportati diversamente. Qui, per lunghi anni, quella lezione drammatica è stata dimenticata. Poi nel 2010 l'alluvione di quel novembre ha riportato all'attenzione la questione della difesa idraulica. C'è stato un certo impegno, sono stati redatti altri studi, si è anche predisposto un piano di interventi. Qualcosa si è fatto sul Bacchiglione, ma direi che sia nel Veneto sia nel vicino Friuli restano irrisolti i grandi problemi che la Commissione De Marchi aveva evidenziato. Io penso che ci vorrebbe più impegno e soprattutto la capacità di decidere. Di questi anni si vedono sorgere esperti di idraulica da tutte le parti, ultimamente anche alcuni sindaci si sono cimentati in questa materia che sembra semplice, ma non lo è. E purtroppo questi sindaci sembra che tengano in scacco, le autorità superiori. Io non capisco il loro atteggiamento perché, salvo qualche eccezione, e per fortuna c'è qualche eccezione, c'è un atteggiamento che non è per niente promettente. Io penso che ciascuno dovrebbe parlare delle cose che conosce e i sindaci ultimamente sembrano essere esperti di tutto. Nel Veneto si è addirittura arrivati a rivolgersi alla magistratura, al Tribunale delle Acque Nazionali a Roma, no? Per obiettare contro un progetto che non esiste, quello delle casse di espansione sul medio corso del piano. Io direi che prima di pronunciarsi contro bisognerebbe conoscere e addirittura ci si pronuncia contro un'ipotesi che ancora non è stata tradotta concretamente. Quello che poi è evidente, al di là degli strafalcioni che questi signori mettono uno in fila all'altro senza accorgersi di cadere nel ridicolo, io credo che prima di arrivare a queste posizioni bisognerebbe
documentarsi. Siccome stiamo parlando di problemi dell'ingegneria, a questi problemi si possono dare soluzioni diverse solo evidenziando i limiti delle soluzioni proposte e affacciando all'attenzione dell'opinione pubblica soluzioni che siano altrettanto valide dal punto di vista tecnico. Invece noi assistiamo a delle chiacchiere da bar, sembra di essere al bar il lunedì mattina quando tutti discutono perché si ritengono esperti di calcio. No? L'idraulica direi che è più o meno parente stretta del calcio, perché dei problemi dell'ingegneria idraulica tutti si sentono di poter parlare, non accorgendosi appunto che molto spesso, anzi quasi sempre, sono ridicoli nelle posizioni che esprimono. Forse bisognerebbe che chi sta al vertice della politica prendesse qualche posizione netta e decisa, evidenziando questo fatto che è semplice e che deve essere accettato da tutti. A soluzioni tecniche si possono contrapporre altre soluzioni tecniche, ma dando dimostrazione della validità di queste ultime. Ecco, noi cittadini, noi siamo un'associazione che si occupa anche del tema del rischio idraulico, ma senza avere la pretesa di essere degli esperti. Racconteremo una stupidaggine se lo dicessimo. Cosa concretamente possiamo fare per tenere alta l'attenzione, per sensibilizzare? Cioè, un consiglio anche molto diretto e senza filtri. Ma io penso che dopo il 2010 l'attività di alcuni gruppi, di alcuni comitati sia stata positiva, assolutamente positiva, perché ha contribuito a mantenere l'attenzione su questi problemi, che sono problemi effettivi e che quando capitano producono disastri e molto spesso anche vittime. Io penso che questi gruppi abbiano avuto un ruolo importante e non dovrebbero desistere, perché la politica purtroppo, no, sembra essere afflitta da un male che al mio paese definiscono mal de smentegon. No? Si piange per qualche giorno dopo un disastro, ma poi rapidamente si dimentica, e questo è quello che sta capitando. Si dà spazio a personaggi che direi dimostrano in pieno l'egoismo che coinvolge a volte la nostra società. Ci sono persone che pensano che siccome il problema non li riguarda, se è un problema degli altri, se lo risolvano gli altri. Se lo risolvano gli altri, senza capire che certi interventi strutturali come importanti, come sono quelli che potrebbero garantire una migliore sicurezza idraulica a tutti i veneti, che questi problemi non si possono affrontare con soluzioni estemporanee che si possono realizzare ovunque. Ci sono luoghi adatti e luoghi meno adatti. Io quello che critico, soprattutto con riferimento a quello che sta capitando intorno al Piave, è l'atteggiamento di questi sindaci del medio corso, no? Che nell'idiozia si sono consorziati e ciascuno cerca di esprimere rispetto agli altri posizioni ancora più ridicole. No? E questi qua pensano che a loro sia tutto dovuto e che loro alla società non debbano nulla. È proprio la perfetta dimostrazione di quanto egoisti a volte dimostriamo di saper essere. Sono situazioni che in una società civile non dovrebbero essere ammesse. E questi personaggi che cercano pubblicità in questo modo dovrebbero essere messi al limite della politica. In realtà questi non sono dei politici, sono dei politicanti, sono dei personaggi che cercano notorietà non avendo avuto la possibilità di farsi notare diversamente.
Io penso che sia ora che la smettano e soprattutto penso che sia ora che qualcuno che è davvero autorevole li zittisca. Ecco, un'ultima considerazione, domanda, riguarda il completamento dell'idrovia. Dopo il 2010 c'è stato un progetto di fattibilità riguardante il riutilizzo di un troncone di questa opera che era stato completato complessivamente per il 50-60%, addirittura con tutti i sottopassi, sovrapassi, scavato per 10 km su 27. Questo studio dimostrava che c'era la possibilità di utilizzarla anche dal punto di vista del rischio idraulico. Nel 2014 è stato fatto un progetto preliminare che ha portato delle risultanze, è stato approvato dalla Regione, è stato messo come prima opera nel piano di resilienza, è andato allo Stato, ma non avendo le caratteristiche che sono quelle di cantierabilità e completamento entro il 2026, quindi una sorta di compitino per liberarsi, credo, di quest'opera. È un'opera che può essere utile, ci sono ancora a suo avviso la possibilità che venga completata, perché ne avremo assolutamente necessità, assieme alle manutenzioni ovviamente dei corsi d'acqua. Io penso che sia senz'altro utile ed è stato dimostrato che è utile, soprattutto per Padova, per una certa zona di Padova e per il basso padovano. Però anche qui ci troviamo di fronte a una situazione che vede inesorabilmente cadere l'attenzione. Anzi, si arriva al punto di intraprendere iniziative che vanno contro lo stato di fatto esistente, che potrebbero essere valide se quell'opera fosse completata, ma se non si capisce che prima bisogna garantire la sicurezza idraulica e poi si mettono le prime pietre, non andiamo tanto lontano. L'esempio per Padova è direi drammatico, ma chi governa la città sembra non capire. Non so se fa finta di non capire o se davvero non ci arriva e non capisce per niente. Hanno nell'ambito del progetto di utilizzare l'idrovia come scolmatore delle piene del Bacchiglione e del Brenta, diventa importante la funzione che assume il Piovego, che è il canale dove noi, al lato del quale noi ci troviamo. No? Il Piovego nel 66 esondò in zona industriale, anzi fu fatto esondare in zona industriale favorendo il sormonto in destra per proteggere l'area industriale che già sorgeva in sinistra. Oggi però questo tipo di intervento non si può fare perché sia in destra sia in sinistra Piovego c'è la zona industriale. Ebbene, del fatto che la zona industriale di Padova, un nucleo produttivo fra i più importanti d'Italia, non ci si occupi da questo punto di vista della difesa idraulica, è ampiamente dimostrato. Cioè nessuno, non vogliono completare l'idrovia, ma almeno sistemati il Piovego, perché il Piovego, rigurgitato dal Brenta, potrebbe esondare come è esondato nel 66 all'altezza di Camin e potrebbe creare un disastro nell'area produttiva della zona industriale. Ma neanche questo si capisce. Certo. E siamo al limite dell'assurdo, perché da qualche tempo si parla di un nuovo insediamento ospedaliero, no? In sinistra Piovego, senza capire che l'area che hanno scelto è un'area esposta a rischio idraulico. Allora, che si senta la soddisfazione del sindaco di Padova, la soddisfazione del presidente della regione per quest'opera, fa anche piacere. Però sia il sindaco di Padova sia il presidente della regione dovrebbero capire che prima di mettere la prima pietra dell'ospedale bisognerebbe garantirne assolutamente la sicurezza idraulica, trattandosi di una struttura che, per la quale non è ammissibile nessuna fallanza. No? E invece niente di tutto questo si fa. Mi è capitato di parlare con un tecnico che credo fosse coinvolto
su questa questione e tutto gongolante mi diceva: sono stato chiamato a dimostrare che lì si può fare l'ospedale. Ma tu, se sei un tecnico con la schiena dritta e non ti fletti più di un giunco quando è preso dal vento, dovresti dire: sono stato chiamato per valutare la situazione idraulica di quell'area, non per dimostrare che là si può fare l'ospedale. Siamo a questo assurdo, e nonostante questo sia detto, ridetto e ridetto ancora, il sindaco dorme, il mio ex rettore a sua volta ha dormito, eppure lì si dovrebbe costruire un polo importante anche per l'università. E il presidente della regione dà i soldi, no? Vabbè, speriamo che non convochino per il progetto un architetto che ama realizzare dei volumi sottoterra, perché sarebbe la ciliegina che, certo, diciamo, oppure su questa, un comitatone. su questa torta non va bene, no? Speriamo che almeno sia incaricato un architetto che abbia finalmente capito che in questo territorio volumi sottoterra non se ne costruiscono, perché quelle diventano trappole mortali in caso di alluvione. Bene, grazie molte, professor Dal Paos. Io credo, insomma, che abbia detto in maniera molto chiara il suo punto di vista, molto ma molto interessante, quindi grazie, alla prossima. Sì, grazie. Speriamo che quello che ho detto sia inutile, come è sempre stato da molto tempo a questa parte. Speriamo sia utilissimo, invece venga finalmente recepito, perché questo ci aspettiamo. Grazie. Grazie a lei.